Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: in verità vi dico, se chiederete qualcosa al Padre nel mio nome, egli ve la darà. Finora non avete chiesto nulla nel mio nome. Chiedete e otterrete perché la vostra gioia sia piena. Queste cose vi ho dette in similitudini, ma verrà l'ora in cui non vi parlerò più in similitudini, ma apertamente vi parlerò del Padre. In quel giorno chiederete nel mio nome, ed io non vi dico che pregherò il Padre per voi. Il Padre stesso vi ama, poiché mi avete amato e avete creduto che io son venuto da Dio. Sono uscito dal Padre e son venuto nel mondo. Ora lascio di nuovo il mondo e vado al Padre. Parola del Signore. Parlaci, o Signore Gesù, parlaci apertamente del Padre, e noi siamo contenti. Ma come puoi parlarci del Padre se noi non comprendiamo quello che tu dici? E allora apri la nostra mente all'intelligenza della tua parola, e mandi il tuo spirito dentro di noi, perché comprendiamo la tua parola, che è parola di verità e di vita per noi. Parlaci del Padre. Tu ci dici questa mattina che il Padre vi ama. Questa è la grande rivelazione che tu ci dai, perché la barriera che ci separava dal Padre, il peccato, è stato distrutto. Hai pagato tu per tutti gli uomini. Per tutti gli uomini che credono in te, non c'è più questa barriera per cui direttamente potete parlare col Padre, potete ascoltare la sua voce, potete rivolgere a Lui la vostra preghiera. Perché voi avete creduto in me e mi amate. Il Padre vi ama. Vi ama perché voi amate me, perché voi accettate me, che sono l'inviato del Padre per la vostra salvezza. Accettatemi, amatemi, e i cieli si apriranno. Il Padre aprirà il suo cuore a voi, perché il Padre mi ama e si è amato a me
Il Padre è contento ed è pronto a darvi tutto quello che voi chiedete. Non chiedete più nel mio nome a me, ma chiedete al Padre direttamente nel mio nome. Il Padre vi ascolta. Qualunque cosa voi chiederete nel nome mio al Padre, il Padre ve la darà. C'è una relazione adesso tra voi e il Padre. Io ho tolto la barriera. Chi vive in me è in relazione col Padre. Chi vive in me è già in unione con il Padre, in comunione con il Padre, e può domandare al Padre tutto. È necessario però vivere in me, accettare me, credere in me, amare me. In me il Padre riposa, in me chiunque di voi può vedere il Padre, può sentire il Padre, può ricevere tutto dal Padre. Chiedete e avrete. O Signore Gesù, noi crediamo fermamente e rinnoviamo questa mattina questa nostra fede che Tu sei venuto dal Padre per salvarci. Il Padre ci ha amato di amore eterno e non ha permesso che noi perissimo, perché siamo creature sue. Ti ha mandato dal cielo a cercare le pecorelle smarrite, e Lui ci ha radunati, si è offerto per noi, si è svenato per noi, ha dato la vita per noi e siamo diventati Suoi, una cosa sola con Lui, perché il Suo Spirito è dentro di noi. O Padre, Ti ringraziamo di quest'opera meravigliosa che Tu hai operato nel Figlio, e adesso siamo Tuoi, o Padre, noi siamo i Tuoi figli che a buon diritto ti possono gridare Abba. Padre Santo, ci hai mandato il Tuo Figlio e nel Tuo Figlio ci hai dato lo Spirito del Figlio e possiamo gridare a Te direttamente Abba Padre. Non abbiamo bisogno di altri intermediari, perché è nel Tuo Figlio che noi siamo ed è lo Spirito del Figlio che grida al Padre, e tutto quello che lo Spirito del Figlio grida al Padre lo tiene. Fratelli e sorelle, si tratta di entrare per la fede, per una fede profonda e vitale nel Figlio, di vivere questa intimità col Figlio. Si tratta di lasciare libero lo Spirito, che è lo Spirito del Figlio, di chiedere al Padre per noi tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. Noi non sappiamo cosa chiedere. Abbiamo bisogno di tutto, però è lo Spirito che diventa interprete dei nostri veri bisogni. Lasciamo libero lo Spirito di Gesù di agire in noi e di rivolgersi al Padre. Abbiamo fiducia cieca nello Spirito, perché Egli conosce le intimità di Dio e le intimità di noi. Egli dimora nel Padre, ma Egli dimora nello Spirito dell'uomo che crede in Cristo Gesù. Lo Spirito Santo in noi conosce le nostre profondità, conosce i nostri bisogni. Lasciamo che sia lo Spirito del Figlio, lo Spirito che si è innestato in noi, nel nostro spirito, a chiedere al Padre quello di cui noi abbiamo bisogno per la salvezza eterna e per il cammino in questo mondo, per il nostro cammino che è sempre diretto alla Patria Celeste. O Spirito di Dio, Tu conosci le profondità del Padre, Tu conosci le nostre profondità, noi ci affidiamo a Te. O Spirito di Dio, prega dentro di noi, fa che noi direttamente ci rapportiamo al Padre, fa risuonare dentro di noi l'amore del Figlio, la voce del Figlio. Metti Tuo Spirito Santo dentro di noi, Abba,
che proprio la relazione tra figlio e padre nasce la coscienza di essere il figlio di Dio, i figli di Dio nel figlio di Dio. Accendi i nostri cuori, immergici nella tua luce, crea in noi la preghiera, quella preghiera che ci immerge in Dio e ottiene tutto da Dio. Fratelli e sorelle, in questo momento il Signore ci invita ad alzare la voce e chiedere allo Spirito Santo. Siamo nella novena dello Spirito Santo. Senza di Lui nulla noi potremo comprendere del mistero di Cristo. Senza di Lui non possiamo immergerci nel mistero di Cristo. Senza di Lui, senza lo Spirito, noi non possiamo chiedere al Padre, non possiamo rapportarci al Padre. Egli ha mandato lo Spirito del Figlio dentro di noi perché noi gridiamo Abba Padre e possiamo ottenere nel Figlio tutto quello di cui noi abbiamo bisogno. O Spirito di Dio, scendi in questo momento su di noi. O Spirito Paraclito, scendi su di noi in questo momento. Metti dentro di noi la preghiera, rivestici di luce, o Spirito di Dio, risvegli in noi i doni battesimali, perché ci sentiamo figli di Dio, risvegli in noi la coscienza di essere i redenti, i figli di Dio, o Spirito del Signore, scendi su di noi. Tutti alzati, gridiamo, invochiamo lo Spirito. Padre, e fondi, oh Padre, in noi il tuo Spirito. Si spacchi i cieli, scende il tuo Spirito su di noi. Padre, invochiamo il tuo Spirito. È Gesù che grida. Apri i tuoi cieli, Signore, manda il tuo Spirito su di noi. Io li ruani in uagnana noi, e ruagnana è la vita. Scialaro noi, magnano miana, Spirito di fuoco, scendi su di noi, accendi i nostri cuori. Spirito di luce, scendi su di noi, immergeci nella verità del Figlio di Dio. Io li rinuna chi moiena gli animo un chialo, la ravaia in un gaio ramai. Spirito di forza, scendi su di noi, dacci la forza di Dio, perché noi possiamo operare gli aluana giusti. Fili mia runti non aiuli ne mai urnati, ni rimanti a negamenti ruana Iori mia nagiranti aloia naiorene a noi. Chiedete e otterrete, chiedete lo Spirito,
e sicuramente il Padre vi darà lo Spirito. È l'unica preghiera esaudita sicuramente. Tutti siete figli, aprite la bocca e il cuore, gridate al Padre, tutti gridate al Padre, dammi il tuo Spirito. Numi mia nunque mano iorano, sciuri mia nunque noi eruna iori, scimi china nuna maiori e na maiori, orini mia na cherua e nia nora iore, malarina maiera na ioramo, na carinia nora iori. Spirito di Dio scendi su di noi, 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 tutti insieme. Spirito di scendi su di noi, Spirito di Dio, Spirito di sapienza scendi, Spirito di intelletto scendi, Spirito di scienza scendi, Spirito di consiglio scendi, Spirito di fortezza scendi, Spirito di pietà scendi, Spirito del santo timore di Dio scendi, Spirito di tutti i carismi scendi, scendi Spirito di Dio. Scendi luce, scendi forza, scendi amore, scendi Spirito di Dio e rinnova la faccia della terra. Vieni Spirito di Dio. Spirito di Dio, tocca il mio cuore. Io vi do la mia pace. Io vi do la mia pace. Spirito di pace. Amatevi, amatevi gli uni gli altri, vi do il mio spirito di amore, cedere tutte le barriere, siete miei figli, amatevi gli uni gli altri. Dobbiamo invocare il Signore. Lo spirito della divisione via da noi, venga lo spirito dell'unità e dell'amore.
ogni legione sia sconfitta, sia buttata giù in fondo al mare. Ogni spirito di divisione esca e venga lo spirito di unità in mezzo a noi. Noi non siamo divisi, siamo uno con il Padre e il Figlio nello Spirito Santo. Spirito di guarigione, scendi su di noi. Spirito di liberazione, scendi su di noi. Spirito di guarigione, liberaci da tutte le malattie. Spirito di liberazione, sciogli le nostre catene. Siamo figli nuovi, figli di Dio, rinati creature nuove. Spirito di guarigione, spirito di liberazione, spirito di libertà, scendi su di noi. Signore, qui nei cestini ci sono tante e tante suppliche. Te li presentiamo tutti, oh Signore. Ci sono madri di famiglia che reclamano il ritorno dei mariti. Ci sono figli che gridano perché i genitori sono separati. Signore, salva le nostre famiglie che sono in pericolo, perché il germe della corruzione, il germe della disgregazione è entrato nelle nostre famiglie. E fa, oh Signore, che tutti i valori tradizionali, tra i quali è il valore della famiglia, sia tutelata dal nuovo governo che a quanto pare ha soppresso il Ministero della Famiglia per dare luogo a un altro ministero della solidarietà sociale. Signore, questa avvisaglia non è buona, è avvisaglia di una cultura laica che non va bene per noi. Signore, ti chiediamo che la nostra patria non subisca ulteriori danni nel campo della cultura, nel campo della formazione, nel campo della giustizia sociale, soprattutto nel campo della famiglia e dell'educazione. Signore, ti chiediamo per la nostra patria un governo buono, un governo saggio, un governo che miri non tanto o solamente al progresso materiale, ma anche alla formazione spirituale, perché senza lo spirito noi siamo solo carne, senza lo spirito noi non abbiamo altri traguardi se non gli orizzonti umani. E quando si oblitera l'idea di Dio e si va da una cultura atea, tutti i grandi valori cristiani crollano. Signore, ti chiediamo che un'ondata di luce scenda sul nuovo governo, che i buoni che sono nel governo o entreranno nel governo siano capaci di recepire la tua luce e di opporre resistenza all'invadenza del male che si profila all'orizzonte. Un male subdolo, quelle che pensa le coscienze, quelle che oblitera l'idea di Dio, che fa così dei figli di Dio figli di uomini, dei figli del cielo figli del mondo. Signore, ti chiediamo in questa mattina per tutti i cari presenti lo spirito di saggezza, lo spirito del santo timor di Dio, lo spirito della legge e del Vangelo. E ti chiediamo anche la guarigione spirituale e fisica di tutte le nostre famiglie, dei nostri familiari, parenti e amici. E ti ringraziamo fin da questo momento di quello che farai e di quello che hai fatto.
Già ci sono diverse guarigioni. Tu l'hai detto, Signore. Quando due o tre sono riuniti nel mio nome e sono d'accordo tra di loro, se ne possono andare tranquilli, perché quello che hanno chiesto è stato già accordato. Ed è per questo che noi non facciamo altro che ringraziarti di quello che già hai accordato, delle guarigioni che già hai operato in mezzo a noi e di quelle che opererai durante questa santa liturgia. Lode, gloria e onore a te, o Signore. Credete vi sarà. Gesù, non lo dico io, chiedete vi sarà dato, chiedete vi sarà dato, chiedete vi sarà dato, chiedete vi sarà dato. Oggi il nostro arcivescovo chiude il suo servizio pastorale, che dura da 26 anni. Noi lo ringrazieremo questa sera in cattedrale per il servizio che ha reso alla Chiesa palermitana da 26 anni, e il rinnovamento darà una medaglia ricordo a lui per l'aiuto che ci ha dato, per lo spazio che ci ha dato in tutta la diocesi, per il rinnovamento che in 20 anni è progredito, ha fatto dei progressi nella nostra città, grazie anche alla sua lungimiranza, grazie anche alla sua libertà interiore. E ci prepariamo per l'ingresso che avverrà settimana prossima del nuovo arcivescovo. E chiediamo al Signore che sia un arcivescovo che persegue il sentiero tracciato dal vescovo precedente e nella grazia di Dio continui in un servizio fedele per il progresso della fede, per il progresso dell'amore nell'archidiocesi che viene da Dio a lui affidata. Questa sera alle ore 18 in cattedrale ci sarà la messa del ringraziamento, per cui quelli che possono venire vengono, gli altri offrono un pensiero di gratitudine al Cardinale che se ne va. Chiediamo per lui in questa mattina tanta e tanta grazia di Dio, perché continuerà a fare il suo ministero in altra maniera. E chiediamo anche per il Papa che parte e che fa oggi il suo compleanno. Chiediamo tanta grazia di Dio. Perché il Signore lo sorregga. Non c'è età, non c'è vecchiaia, non c'è fragilità a causa delle malattie, non ci sono indisposizioni, non ci sono acciacchi che lo tengono. È un Papa che gira sempre, soltanto la grazia di Dio lo sostiene, le sue forze vengono meno, ma è la grazia di Dio che lo porta in tutto il mondo per portare la luce del Vangelo. Stiamogli vicini nella preghiera oggi. E accettato da Padre Matteo.
successo ieri. E allora continuiamo nel santo sacrificio della messa, ripristiniamo il nostro raccoglimento perché si celebrano i divini misteri. E Gesù che scenderà su questo altare, Gesù che si sacrifica, si immola, sparge ancora misticamente il suo sangue per noi, viene ancora di nuovo crocifisso e ucciso, e poi sarà distribuito come resurrezione e vita a ciascuno di quelli che crede in Lui.